Serena, anche tu sei una dama. Prima mi facevate spogliare, adesso mi fate vestire. Se vuoi ti puoi spogliare, qua siamo liberi. No, non è più quel tempo, è quell'età, mia cara. Cara mia, te la puoi permettere? Guarda, 30 mi anni... Mi un po', però quando ho saputo che c'era la dottoressa D'Aquino mi sono emozionata. Cara, grazie tantissimo. Scusa, per la sua attività, sono la sua fan. La nostra conduttrice del cambiamento è molto caruccia, delle volte non sa quello che dice. Che c'è? No, 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 ha ragione. Dottoressa è attrice, dottoressa. Sì, Serena, ha ragione Martina, perché sai, sì, il cinema, il teatro, la televisione, va bene, sono cose anche divertenti, ma io ho delle attività parallele. Attività, ma va? Sì, sì, insegno comunicazione moderna. Ah, ma che vuol dire? Vuol dire l'uso specifico dell'emoticon. Emoticon? Non lo sapevo. Come l'emoticon? Ma che ci sarà dentro? Siamo su quelle faccette... Ma quelli faccette, Serena, si chiamano emoticon. E comunque, per un emoticon sbagliata possono succedere cose gravissime. Ma tipo? Possono anche crollare governi. Ma adesso non esageriamo. Sì. Tipo, non so se lo sapete, però la scorsa settimana Di Maio ha inviato a Salvini questa emoticon. Quale emoticon? È questa. Per dirgli, sei un genio! Quello ha capito, sei un arabo e giustamente sei incazzato. Ma lo posso immaginare, io non frequento tanti... Io faccio solo cuoricino. Appunto, Serena, facile. Se vuoi ti posso fare un corso accelerato di emoticon. Se proprio deve, diciamo, non è che sentivo questa esigenza, però vabbè. Avvertenza! Sì. L'uso si proprio si richiede agli over 55 che fanno uso di emoticon e di social network. Ecco. Vado? Vada, perché qua il tutorial è libero. Benissimo. Ognuno ormai fa come gli pare qui in questo buonasera, programma. Prego, buonasera, care amiche, cari amici. Allora, avete un po' paura come mai lui o lei sono un paio di giorni che non vi rispondono più su WhatsApp, perché magari avete mandato un delizioso tortino al cioccolato pensando di dire quanto sei dolce. Cara Serena, non è un tortino al cioccolato. Ci arrivavo pure io, ecco. Ecco, sai cos'è? Che gli emoticon sono facilmente fraintendibili. Sì. Sì, per esempio, se in un giorno solo ti licenziano, ti lasciano e ti rubano anche la macchina, intanto ti consiglio di andare dalla Madonna di Pompei a chiedere una grazia. Una grande sfiga, ecco, vabbè. E dopo vuoi rispondere a tutti gli amici che ti chiedono come stai con questa emoticon? Giusto. Sbagliato, Serena, sbagliato, perché questo significa trionfo assoluto. Io pensavo rabbia. No, magari questo proprio lo possono mandare i ladri a te che ti hanno rubato la macchina. Sì, no, per fortuna no, comunque, interessanti, brava, brava, ecco, è molto brava. Ecco, andiamo avanti. Sì. Sai, la grandezza dell'emoticon è non solo che possono esprimere anche i sentimenti e le emozioni, ma anche l'attualità. Ma va? Sì, cara, per esempio questa qui, no? Che cosa significa? Lo spread italiano. Questo era chiaro. Chiaro, facilmente riconoscibile anche dai non economisti. Mentre questa? Vediamo. Ah, questa? Ah, questa mi sono sempre chiesto, non l'ho mai mandata, c'avevo paura. Te lo dico io, cara Serena, questa è la faccia del cittadino italiano medio che riceve a casa la cartella di Equitalia. Ah, è l'emoticon di Equitalia, quello ufficiale, non lo sapevo. Beh, lo vedi? Interessante, eh? Brava. Invece, Serena, questa, vedi? È il reddito di cittadinanza. Ah, che bello. Bello, ma questo è soltanto nella mente degli elettori, perché il reddito di cittadinanza è così nella realtà. Vabbè, buco nero, no. Questo è il baratro della Vaccaroni. Comunque, cara Serena, lo sai che si possono anche fare dei lunghi discorsi con l'emoticon? Per esempio, questa emoticon, tu che significato gli dai? Io? Ho incontrato un maniaco e gli do una bottigliata in testa. No, vabbè, ma è senza speranza. Posso io? Prego. Prego. Allora, se prego, non erro... La primina della classe. Io la so. Allora, se non erro, questa significa mi metto il cappotto, esco, ti raggiungo e festeggiamo. Brava! Secondo me i geroglifici erano più chiari. Comunque. Serena, cara, sei un caso senza speranza. Sì, me l'hanno per già cui detto. Ti meriti questa. Che vuol dire? Ah, questa è fantastica. Tiena a capo per spartere le orecchie. Ah, tradizione. Traduzione, prego. Allora, la traduzione è: la tua testa serve esclusivamente a separare i tuoi padiglioni auricolari. Grazie. È napoletano, ti sei accorta che era anche napoletano? Anche in diretta si può fare. Mi stava più simpatica come attrice, comunque come dottoressa.
Tosca. Allora speriamo di non rivederci tra altri 30 anni, eh? No,